A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. E allora buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato alla certificazione energetica degli edifici in seguito alle nuove disposizioni che appunto sono entrate in vigore a partire dal 1 ottobre. Io sono Pasquale Chiaro, Product Marketing Manager della firma digitale. In InfoCert abbiamo oggi scelto di organizzare questo seminario online gratuito per gli utenti dell'editore Maggioli proprio per capire come è possibile affrontare questa rivoluzione dei nuovi API anche con la firma digitale, quindi con tutti i vantaggi che il mondo digitale e la digitalizzazione ci può dare. Con me oggi c'è Luca Raimondo, l'architetto Luca Raimondo, che ci spiegherà e andrà un po' più nel dettaglio per spiegarci appunto la certificazione energetica degli edifici. Allora Luca, lascio la parola a te e do di nuovo il benvenuto a tutti. Se ci sono problemi di audio a vedere la presentazione, potete utilizzare lo strumento domande per scriverci e in qualsiasi momento noi cercheremo di rispondervi. Vi ricordo inoltre che vi sono le due presentazioni che riguardano appunto la certificazione energetica e la firma digitale sono disponibili per il download nella sezione documenti. Grazie a tutti e allora Luca lascio la parola a te. Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione. Il 1 ottobre scorso, come sapete, sono entrati in vigore i decreti attuativi che sono stati pubblicati il 26 giugno del 2015. Questi decreti recano appunto attuazione alla legge 90 del 2013, attraverso la quale lo Stato italiano ha recepito una direttiva europea, quella sulle prestazioni energetiche degli edifici. I decreti sono tre, identificati come il primo decreto requisiti minimi, che, come dice la parola stessa, di fatto va a disciplinare quelle che sono le prestazioni energetiche degli edifici, quelli di nuova costruzione o quelli esistenti, oggetto ovviamente di intervento. Il secondo decreto è quello che riporta i modelli di relazione tecnica attraverso cui noi professionisti di fatto andiamo a dimostrare il rispetto appunto dei requisiti minimi. Il terzo decreto invece è quello più noto come linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui oggi ovviamente parleremo poi in modo un pochettino più approfondito. Questo decreto si compone di cinque allegati, o meglio di un allegato che titola appunto linee guida nazionali per l'attestato di prestazione energetica degli edifici e quattro appendici, all'interno delle quali sono riportati i casi di esclusione, il format dell'APE che sarà ovviamente utilizzato a livello nazionale, il format di indicatore per gli annunci immobiliari e il format di AQE, ovvero attestato di qualificazione energetica. Tutti e tre i decreti del 26 giugno 2015 entrano in vigore sul territorio nazionale laddove di fatto le regioni o le province autonome non hanno legiferato in materia. Anche qualora alcune realtà locali abbiano legiferato recependo direttamente la direttiva europea del 2010, queste regioni, queste realtà hanno tempo 2 anni per uniformarsi alle linee guida nazionali. Il ruolo delle regioni è un ruolo comunque molto importante, spetta alle regioni di fatto sopravvedere su quella che è l'attività di certificazione energetica, andando a ricevere gli attestati di prestazione energetica che sono redatti dai singoli certificatori, andando a supervisionare e controllare la qualità di questi certificati. Alle regioni spetta appunto il compito di controllare una quantità di almeno il 2% dei certificati che ogni anno i singoli soggetti certificatori inviano appunto in regione. Ogni anno inoltre le regioni hanno l'obbligo di andare ad alimentare una banca dati nazionali denominata SIAPE, che è una banca dati nazionale gestita dall'ENEA. Le modalità ovviamente con cui i soggetti certificatori trasmettono il certificato presso la regione variano in funzione da regione a regione. Attualmente sul territorio nazionale abbiamo delle regioni che hanno predisposto un sistema informativo e quindi sia l'emissione dell'APE sia la trasmissione avviene digitalmente. Esistono ancora delle realtà regionali in cui la certificazione viene registrata, come
come viene detto, entro 15 giorni dall'emissione attraverso forma cartacea. Questo è un, tra virgolette, limite che dovrà essere superato, perché queste regioni si troveranno a dover gestire una grande quantità di dati e avere la difficoltà ovviamente di trasferire poi annualmente i certificati e i dati di questi certificati alla banca dati nazionale. Io vedo un po' di mani alzate, ringraziamo chi vuole intervenire. Sappiate che al termine di questa presentazione ci sarà uno spazio dedicato proprio alle questioni d'answers, quindi ci potrete scrivere tranquillamente tramite la chat le domande e risponderemo. Quindi pregherei Luca di andare avanti e poi affrontiamo al termine tutte le domande. Grazie. Ok, grazie. Allora, gli obblighi relativi alla redazione della certificazione energetica sono ancora quelli definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato e integrato da dei decreti legge, le relative conversioni in legge, e così come integrato dal decreto del 26 giugno 2015. Essenzialmente dobbiamo redigere un APE per tutti gli edifici o unità immobiliari di nuova costruzione o soggetti di ristrutturazione importanti, quelli venduti e quelli locati ad un nuovo locatario. L'onere ovviamente della redazione dell'APE spetta al costruttore nei primi casi e al proprietario nei secondi. Ricordo che ovviamente nei casi di inadempimento sono previste delle sanzioni. L'appendice A delle linee guida nazionali di fatto definiscono i casi di esclusione dall'obbligo della certificazione. Parliamo di edifici isolati, intesi come volumetria isolata rispetto a altri corpi di fabbrica, che hanno una superficie utile inferiore ai 50 metri quadri. Parliamo di edifici industriali e artigianali che sono riscaldati non per esigenze di comfort, ma per esigenze del processo produttivo. Parliamo di edifici agricoli o rurali a caratteristica non residenziale. Parliamo di edifici quali box, cantine, autorimesse, che ovviamente non hanno esigenze di climatizzazione per il comfort degli occupanti, edifici adibiti a luogo di culto. Inoltre, importante, parliamo anche di ruderi, ovvero edifici che catastalmente possono essere classificati come collabenti, purché questo venga espressamente dichiarato nell'atto notarile, e possiamo parlare anche di edifici ancora in costruzione, che quindi non hanno l'obbligo dell'APE, purché di nuovo questo stato di scheletro strutturale o rustico edilizio venga chiaramente espresso nell'atto notarile. Ricordo che esistono ancora dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, ad esempio per accedere ad alcune tipologie di incentivi statali, come alcune forme del 65% di detrazione fiscale. Ebbene, il professionista, quando va a redigere la pratica ed inviare la pratica all'ENEA, deve andare a compilare una scheda informativa dell'intervento, deve andare a compilare un attestato di qualificazione energetica, così come è chiamato dal portale dell'ENEA, che riporta essenzialmente le principali caratteristiche energetiche dell'edificio, ma è stato chiarito che quei dati riportati in quel documento devono essere prelevati da un attestato di prestazione energetica, che deve essere redatto e deve essere valido a tutti gli effetti. È necessario disporre di una certificazione energetica anche nel caso di comunicazione commerciale, ovvero di annuncio immobiliare. Ebbene, le linee guida nazionali del 2015 hanno anche messo un po' di ordine rispetto a quello che è l'improvvisazione che i vari agenti immobiliari o privati riportavano nel documento affisso ai portone per la vendita o la locazione. Viene riportato appunto nell'appendice C delle linee guida nazionali quello che è il format dell'indicatore di prestazione energetica dell'immobile, dove troviamo la classe energetica, troviamo l'indice di prestazione energetica espresso in energia non rinnovabile, quello che noi poi vedremo utilizziamo per andare a segnare appunto la classe energetica, troviamo l'indicatore dell'energia rinnovabile prodotta in loco e troviamo le caratteristiche dell'involucro edilizio espresse attraverso delle faccine che sono più sorridenti o più tristi in relazione appunto alla qualità dell'involucro stesso. L'attestato di prestazione energetica,
ha una validità massima di 10 anni. Sottolineo il fatto che questa validità sia un limite temporale massimo. Infatti sono previste ovviamente delle cause di decadimento e o obbligo di aggiornamento. L'obbligo di aggiornamento riguarda ovviamente i casi di interventi sull'edificio che portano ad un miglioramento della prestazione energetica e che quindi necessariamente richiedono un aggiornamento delle prestazioni energetiche, in genere migliorative. Gli altri casi di decadenza riguardano il caso in cui non siano rispettate le prescrizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione. In questo caso, essenzialmente, il certificato decade il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto a quello della scadenza non rispettata. Lo stesso limite temporale deve essere è valido qualora la certificazione energetica venga redatta in assenza del libretto di impianto. In questo caso, essenzialmente, la certificazione energetica, ad esempio redatta il 5 ottobre 2015, ha una validità massima 31/12/2016. L'oggetto della certificazione può essere l'edificio, può essere una singola unità immobiliare, o può essere un gruppo di unità immobiliari, con alcuni distinguo. Parliamo di edifici innanzitutto come una villetta, un albergo o in generale comunque una singola unità funzionale. Non possiamo identificare come edificio oggetto della certificazione l'intero condominio, che è una somma di unità immobiliari, quindi una somma di unità funzionali. La certificazione può invece riguardare un gruppo di unità immobiliari, ad esempio possiamo parlare di un gruppo di appartamenti facenti parte dello stesso condominio, ma solo in alcuni casi. È stato chiarito appunto dalle linee guida nazionali che più unità immobiliari possono essere certificate con lo stesso documento se e solo se effettivamente hanno la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione del contorno e quindi il medesimo orientamento dell'appartamento, la medesima geometria intesa come superficie utile, come fattore di forma e in generale le sue stesse superfici sperdenti e ancora siano servite di fatto dal medesimo impianto termico, sia esso per la climatizzazione invernale, per la climatizzazione estiva e per l'acqua calda sanitaria. Sono ovviamente dei vincoli molto molto restrittivi. Esistono dei casi poi particolari di certificazione energetica. Nel caso, ad esempio, di edifici pubblici, questi hanno l'obbligo di essere certificati quando hanno una superficie utile totale superiore a 250 metri quadri. Nel caso sempre di edifici pubblici è anche fatto obbligo di andare a affiggere in maniera visibile all'utente l'attestato di prestazione energetica. Nel caso invece di edifici ad attività industriali o artigianali, abbiamo visto prima che alcune di queste possono non essere oggetto di certificazione, quando effettivamente sono riscaldati ai fini del processo produttivo. Ebbene, in questi casi, attenzione che l'APE può limitarsi alle zone che sono adibite magari ad uffici o assimilabili e che hanno esigenze di essere climatizzate per il comfort delle persone. In tal caso appunto l'APE si riferisce solamente a questa porzione che ovviamente deve essere scorporabile come identificabile come una singola zona termica. Esistono poi dei casi di certificazione di edifici con destinazioni d'uso differenti, ebbene quando essenzialmente quelle porzioni che hanno di edificio che hanno una destinazione d'uso differente non sono individuabili come singole zone termiche ma come un'unica zona termica, viene chiarito che di fatto la certificazione deve prendere in considerazione la destinazione d'uso prevalente. Nel caso di certificazione di edifici di appartamenti serviti da un unico impianto di riscaldamento di tipo centralizzato, essenzialmente si prospettano due casi. Il primo caso riguarda l'assenza di un sistema di regolazione e contabilizzazione del calore. Ebbene, le linee guida nazionali ci dicono che occorre andare a valutare la prestazione energetica dell'intero fabbricato, quindi la somma di tutte le unità immobiliari, e poi ripartirlo in funzione delle tabelle millesimali di riscaldamento.
Personalmente trovo abbastanza difficile applicazione questa casistica. L'altra possibilità è quella di andare a redigere la certificazione energetica della singola unità immobiliare, andando a prendere in considerazione l'unità immobiliare con il proprio rapporto di forma, con le proprie superfici disperdenti, e andando però a prendere in considerazione l'impianto comune. Il rendimento dell'impianto deve essere ovviamente valutato in modo conforme alle indicazioni normative, prendendo in considerazione l'intero edificio. Quindi in questi casi occorrerà andare a fare un modello di calcolo dell'intero edificio per andare a simulare correttamente i rendimenti medi stagionali dell'impianto e poi andare a prendere in considerazione, estrapolare la singola unità immobiliare per andare a provvedere alla remissione dell'APE. Nel caso ovviamente di appartamenti in condomini, qualora questi invece siano serviti da impianti termici autonomi, il problema non si pone in quanto l'unità immobiliare è presa in considerazione attraverso le proprie caratteristiche e con il proprio fattore di forma. Il tecnico che redige l'APE, come noto, deve essere un tecnico che non presenta dei conflitti di interesse rispetto al richiedente, cioè rispetto al nostro committente. E deve essere un tecnico che non ha un grado di parentela stretto nei confronti del richiedente stesso. Il grado di parentela deve essere inferiore al quarto grado. Nella slide trovate anche le due dichiarazioni che devono poi essere riportate nel modello dell'APE e che riguardano appunto l'assenza di conflitto di interessi, distinti tra nuova costruzione ed edificio esistente. Novità delle linee guida del 2015 riguardano la possibilità di adeguare l'attestato di prestazione energetica quando presente ed in seguito a degli adeguamenti di impianto anche da un tecnico abilitato che lavora per la ditta installatrice. I requisiti che deve avere il soggetto certificatore sono definiti dal DPR 75 con le sue modifiche e integrazioni. Essenzialmente occorre verificare innanzitutto il titolo di studio del soggetto, il decreto riporta due elenchi, l'elenco A e l'elenco B, e in relazione a questo essenzialmente si hanno una serie di indicazioni. Se il titolo di studio del soggetto è presente nell'elenco B, occorre effettuare un corso di formazione di 80 ore con dei contenuti che sono definiti dallo stesso decreto. Nel momento in cui invece il tecnico ha un titolo di studio presente nell'elenco A, occorre distinguere. Se questo tecnico non ha un'iscrizione ad un ordine o collegio di appartenenza, è di nuovo obbligatorio lo stesso corso di 80 ore. Se invece ha un'iscrizione ad un ordine o ad un collegio, come potrebbe essere ad esempio un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito, occorre andare a verificare le sue competenze. Le competenze vengono verificate in relazione a quello che è il suo potere di firma in ambito progettuale. Se ha potere di firma del progetto degli edifici e degli impianti adesso serviti, questo può essere direttamente un certificatore. Qualora invece abbia una non completa competenza, può o farsi affiancare da altri soggetti oppure seguire il corso di formazione che ha come obiettivo ovviamente il completamento delle proprie conoscenze. Le linee guida nazionali ci forniscono l'indicazione di quella che è la procedura di certificazione energetica. Essenzialmente la procedura parte dalla cosiddetta conoscenza del sistema edificio impianto. Ovviamente per certificare dobbiamo conoscere l'oggetto della certificazione. E questo è obbligatorio farlo attraverso innanzitutto un sopralluogo. Un sopralluogo che ci permetterà di raccogliere tutta una serie di informazioni, ci permetterà anche di confrontare quello che è la eventuale documentazione di progetto che ci viene fornita. È necessario quindi reperire tutta una serie di dati ingresso, individuare l'oggetto e scegliere la corretta procedura e il corretto metodo di calcolo. Come vedremo nella slide successiva, essenzialmente la procedura di calcolo non è uguale tra un edificio di nuova costruzione rispetto a un edificio esistente. Nel momento in cui essenzialmente abbiamo individuato il metodo di calcolo, andremo anche a individuare quelli che sono gli interventi migliorativi, ovvero quegli interventi che dovranno essere riportati nelle raccomandazioni dell'APE. Effettuiamo la classificazione dell'edificio secondo le modalità che dopo vedremo e poi andremo a rilasciare l'APE.
con modalità che potranno essere differenti in relazione ovviamente alle disposizioni regionali. Certificare un edificio in nuova costruzione è diverso rispetto a certificare un edificio esistente. Le linee guida nazionali distinguono le due procedure. Nel primo caso, cioè edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti, dove per ristrutturazione importante richiamiamo la definizione riportata nel decreto requisiti minimi, sempre del giugno 2015, ebbene la procedura di calcolo è quella di progetto. E la procedura di calcolo deve essere necessariamente portata avanti in accordo con le norme UNITS 11300, partendo dai dati climatici e di uso dell'edificio di tipo standard e andando poi a prelevare le caratteristiche dell'edificio e dei relativi impianti presenti all'interno dell'edificio, innanzitutto dal progetto energetico e dal attestato di qualificazione energetica quando presente. Ovviamente le linee guida ci dicono che il tecnico certificatore deve andare a fare una verifica di rispondenza tra la documentazione di progetto rispetto al costruito. Nel caso invece di certificazione di edifici esistenti o soggetti a semplice riqualificazione energetica, dove di nuovo per riqualificazione energetica si richiama la definizione del decreto requisiti minimi, essenzialmente la procedura di calcolo è quella da rilievo sull'edificio. I dati che vengono presi in considerazione vengono rilevati direttamente sull'edificio o per analogia costruttiva. Il metodo di calcolo può essere il metodo di calcolo delle norme UNITS 11300 o può essere un metodo di calcolo semplificato predisposto da CNR Enea, come ad esempio il nuovo DOCET, di cui trovate sul sito dell'Enea una versione beta che è stata pubblicata la scorsa settimana. È importante sottolineare che il nuovo DOCET può essere utilizzato nell'ambito della certificazione energetica solo e soltanto nel caso di edifici residenziali che siano esistenti e che abbiano una superficie utile non superiore a 200 metri quadri. Il metodo di calcolo invece UNI è un metodo di calcolo essenzialmente completo e utilizzabile sempre, quindi sia per l'ambito residenziale che non, sia nell'ambito di nuova costruzione che nell'ambito di certificazione di edifici esistenti. Essenzialmente il pacchetto delle norme UNITS 11300, che oggi è completo per quanto riguarda la climatizzazione invernale, l'acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva, la ventilazione e l'illuminazione, ma è ancora carente di quello che è il metodo di calcolo delle fabbisogni energetici per il trasporto verticale di persone e cose, quindi scale mobili e ascensori, ebbene questo pacchetto delle norme riporta differenti tipi di valutazioni. Quelli che devono essere presi in considerazione nell'ambito della certificazione energetica sono la valutazione di tipo A1, ovvero la valutazione sul progetto, che prende in considerazione l'edificio come progettato, o la valutazione A2, valutazione standard, che prende invece in considerazione l'edificio reale. Ebbene, il tipo di valutazione A1 corrisponde alla procedura di calcolo da progetto che abbiamo visto prima, il tipo di valutazione A2, quella sull'edificio esistente. È importante ovviamente individuare fin da subito qual è il corretto approccio, perché vi ricordo, i software di calcolo richiedono questa informazione già nelle prime videate, in quanto devono allineare poi quelli che sono i layout di raccolta dei dati nelle videate successive. Ebbene, le linee guida nazionali definiscono ovviamente delle caratteristiche che devono avere i software che possono essere utilizzati. Se parliamo di software commerciali, lo scostamento del calcolo della prestazione attraverso questo software deve essere compreso in un più o meno 5% rispetto alle norme UNITS 11300. Nel caso di software semplificati, come ad esempio il DOCET, lo scostamento essenzialmente può essere compreso tra un più 20% e un meno 5%. Ovviamente sottolineo il fatto che i software, tra virgolette, commerciali devono avere uno scostamento inferiore, quindi dovrebbero giungere ad un livello di prestazione più vicino. Come già accennato in precedenza, essenzialmente la scorsa settimana è stata pubblicata una versione beta del nuovo DOCET sul sito dell'Enea. Ricordo che il DOCET precedente, già dal 2 ottobre 2014, non è più possibile il suo utilizzo,
E ricordo anche che per verificare la coerenza tra un software commerciale alle norme UNI, essenzialmente basta accedere al sito CTI e scaricare le relative certificazioni. Che cosa si certifica? Beh, dobbiamo certificare la prestazione energetica dell'edificio. La classe viene assegnata in funzione dell'indice di prestazione energetica globale espresso in energia non rinnovabile. Globale cosa significa? Che dobbiamo prendere in considerazione tutti i servizi energetici, riscaldamento, l'acqua calda sanitaria, il raffrescamento quando presente, la ventilazione meccanica quando presente, il servizio di illuminazione e trasporto di persone per quanto riguarda gli edifici non residenziali. L'indice di prestazione energetica che noi prendiamo in considerazione dipende ovviamente dal fabbisogno di calore degli ambienti, quello che viene calcolato ad esempio attraverso la norma UNITS 11300 parte 1, a cui andiamo a sommare le diverse perdite del sistema impiantistico e attraverso le quali possiamo andare a quantificare il cosiddetto valore dell'energia consegnata. A partire dal fabbisogno di energia consegnata all'edificio, giungiamo al fabbisogno di energia primaria attraverso dei fattori di conversione. I fattori di conversione che noi dobbiamo prendere in considerazione sono quelli definiti dal decreto requisiti minimi 26 giugno 2015. Nello specifico, quando dobbiamo andare a certificare l'edificio, i fattori di conversione di energia primaria che vengono presi in considerazione devono essere quelli in energia non rinnovabile, mentre invece vi faccio notare, nei calcoli delle verifiche di progetto, occorre andare a valutare sia l'energia primaria totale, intesa come somma tra non rinnovabile e rinnovabile, sia quella non rinnovabile. Il metodo di classificazione dell'edificio cambia. Quello che vedete è la tabella con le soglie limite delle singole classi delle linee guida nazionali del 2009. Ebbene, erano delle soglie ad intervalli variabili vincolati all'indice di prestazione energetica limite per gli edifici di nuova costruzione. Le nuove soglie sono quelle che invece vedete in questa tabella e sono vincolate a un indicatore che è l'EPGL non rinnovabile definito per l'edificio di riferimento in condizioni standard e che prende in considerazione i vincoli di legge 2019-2021. Quindi per poter andare essenzialmente ad attribuire una classe dobbiamo andare a calcolare la prestazione in termini di indici di prestazione energetica globale non rinnovabile per il nostro edificio e confrontarlo con i limiti di soglia che vedete nella tabella. Che cos'è questo indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento standard? Ma ovviamente per comprenderlo occorre richiamare il concetto di edificio di riferimento. L'edificio di riferimento è stato definito dal decreto requisiti minimi, è un edificio che volumetricamente, geometricamente è identico all'edificio reale, ma che ha delle tecnologie di involucro e delle tecnologie impiantistiche standard, quelle che mi definiscono appunto i requisiti minimi. Ad esempio, quindi il mio edificio avrà un solaio di copertura con una trasmittanza termica, ad esempio, di 0,27, l'edificio di riferimento avrà lo stesso solaio di copertura, ma con una trasmittanza termica, il cui limite essenzialmente deve essere prelevato dalla tabella dei requisiti minimi. La stessa identica cosa vale ovviamente per il sistema impiantistico. Quando io vado a calcolare questo edificio di riferimento dotato di tecnologie standard, vado a prendere in considerazione le tecnologie che vedete nella tabella. Ad esempio, nell'ambito della climatizzazione invernale, il generatore che io devo prendere in considerazione è un generatore a combustibile gassoso, gas naturale, i cui rendimenti ovviamente sono tabellati. Stessa cosa vale per gli altri servizi energetici. Sottolineo il fatto che essenzialmente non si considerano le fonti rinnovabili nell'edificio di riferimento. L'indicatore di prestazione espresso in termini di EPGL globale non rinnovabile non è l'unico indicatore che viene riportato nell'APE, esistono degli altri indicatori che definiscono la qualità dell'involucro sia in regime invernale sia in regime estivo. E troveremo questi indicatori
nell'attestato di prestazione energetica espresso attraverso le faccine sorridenti e le faccine più tristi. Ovviamente non è un'indicazione qualitativa quella che che viene rilasciata dal tecnico, ma essenzialmente deriva da dei valori degli indicatori di prestazione. Nel caso dell'edificio invernale, l'indicatore è quello dell'involucro edilizio in regime invernale. Nel caso invece estivo, l'indicatore è definito in funzione dell'area solare equivalente e della trasmittanza termica periodica media pesata. L'APE si compone di quattro pagine. Le prime due sono essenzialmente limitate per tutti gli utenti, quindi di più facile utilizzo e comprensione anche per i non tecnici essenzialmente. Le seconde sono invece un pochettino più analitiche. Ovviamente nella prima pagina trovate i dati di carattere generale, quelli relativi all'edificio, con i servizi energetici che sono presenti all'interno dell'edificio, e poi trovate la rappresentazione grafica un pochettino più scenica, che è quella delle bandierine con relativa classe. Vi faccio notare che la classe viene assegnata, come abbiamo detto, in funzione di quel EPGL non rinnovabile, il cui valore in termini assoluto deve essere riportato, espresso in kilowattora metro quadro anno, ma trovate anche sulla sinistra le faccine sorridenti o tristi di cui abbiamo parlato prima, e troviate sulla destra invece due indicazioni che riguardano l'edificio come se fosse progettato oggi, quindi con la relativa classe e il corrispondente indice di prestazione energetica, e l'edificio esistente con caratteristiche simili. Questa seconda parte, l'edificio esistente, verrà compilato in una fase successiva sulla base di dati ed elaborazioni che verranno fatte dall'Enea. Trovate ovviamente l'indicazione di quelli che sono tutti i servizi energetici presenti all'interno dell'edificio e relativi consumi standard. E trovate di nuovo, come nel certificato del 2009, le raccomandazioni intese come indicazioni che devono essere fornite da un tecnico per andare a migliorare la qualità e le prestazioni energetiche dell'edificio. Sono 6 le raccomandazioni che dovrebbero essere riportate e, come vedete, dovrebbero riferirsi rispettivamente all'involucro opaco, all'involucro trasparente, agli impianti invernali ed estivi, a altri impianti, quindi potrebbe essere ad esempio quelli di illuminazione e o trasporto di persone, e alle fonti rinnovabili. Per ciascun intervento è importante andare a riportare se rientra in quello che è il concetto di ristrutturazione importante, definita dal decreto requisiti minimi, il tempo di ritorno dell'investimento, la classe energetica e il corrispondente indice. Nella pagina 3 e nella pagina 4 abbiamo dei dati invece un pochettino più di carattere tecnico. In particolare porto la vostra attenzione su questa tabella che in modo analitico deve riassumere quelli che sono gli impianti presenti all'interno dell'edificio con relativo anno di installazione e il codice del catasto regionale. Questo è importante perché in assenza di codice catasto regionale significa in assenza di libretto di impianto, vi ricordo che il certificato decade il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto a quello di emissione. Nella parte terminale troviamo poi ovviamente i dati del soggetto certificatore e le dichiarazioni di rispondenza, con relativo timbro firma o firma digitale che deve essere fatta apposta dal tecnico certificatore. Ricordo in chiusura solamente alcune note: tutti gli edifici devono essere certificati, anche quelli che non hanno un impianto di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria. Ebbene, in questi casi l'edificio viene valutato virtualmente a partire da quello che è l'edificio di riferimento, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella in basso che vedete, e ricordo anche che il certificatore è vero che ha degli obblighi, ma anche dei diritti. In particolare il certificatore ha il diritto di conoscere l'edificio e di essere messo nelle condizioni di poter andare a reperire tutti i dati relativi a quell'edificio, sia esso in nuova costruzione sia esso esistente. E nel caso di edificio in nuova costruzione viene chiarito che soggetto certificatore deve essere informato da parte del direttore lavori dell'evoluzione del cantiere,
quindi il certificatore deve sapere quando vengono posati ad esempio i materiali isolanti piuttosto che i serramenti, e deve poter fare dei sopralluoghi con eventuale dotazione strumentale, ad esempio una termocamera o ad esempio un termosussimetro, e qualora effettivamente la complessità del sistema di edificio impianto sia elevata, deve anche andare a può anche andare ad avvalersi di figure professionali complementari, quindi ad esempio dei tecnici di sua fiducia. Il soggetto certificatore, questa è una novità delle linee guida nazionali del 2015, dovrebbe sottoporre all'utente una informativa all'interno del quale informa l'utente appunto di quelli che sono i propri requisiti di abilitazione, informa l'utente di quella che è la procedura che deve essere rispettata e quella è che è l'eventuale scelte che il soggetto certificatore va a compiere, e informa in generale l'utente di quelle che sono le condizioni di erogazione del servizio. In alcune realtà regionali si parla addirittura di una vera e propria lettera di incarico. Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione può avvalersi il certificatore dell'attestato di qualificazione energetica. Ebbene, nelle linee guida nazionali è chiarito che cos'è l'attestato di qualificazione energetica ed è chiarito qual è il rapporto tra l'AQE e l'APE. La grande differenza è che l'attestato di qualificazione energetica può essere dato da una figura coinvolta nel processo di certificazione, quindi non necessariamente estranea alla proprietà, alla committenza, al costruttore o altre figure. Essenzialmente ci siamo abituati negli anni a confrontarci con classi energetiche, con bandierine più o meno colorate. L'ultima cosa che ci tengo a sottolineare è che tutte queste informazioni sono delle informazioni che dovrebbero fare chiarezza nel mercato immobiliare, ma si riferiscono ovviamente ad un uso convenzionale del bene. Quindi così come la classe energetica di un frigorifero si riferisce ad un utilizzo standard di quel frigorifero, la classe energetica dell'edificio si riferisce ad un uso convenzionale dell'edificio. Con l'entrata in vigore delle linee guida 2015, essenzialmente molte regioni hanno abrogato o devono andare ad adeguare quello che è l'attestato di prestazione energetica. Quindi essenzialmente questi attestati, alcuni esempi ovviamente, non saranno più presenti. Io lascio di nuovo la parola a Pasquale e ringrazio. Grazie mille Luca. E adesso nei prossimi minuti vedremo insieme qualcos'altro che riguarda un po' la firma digitale, solamente connessa all'attestato di prestazione energetica, per circa 5-6 minuti, dopodiché passeremo alle domande che vedo che già insomma iniziano ad essercene diverse. Allora, eccoci qua, vediamo, no, perfetto. Sto condividendo in questo momento lo schermo, io spero che si veda bene. Sì, perfetto. Allora, innanzitutto voglio un po' introdurvi chi è InfoCert, per chi non ci conosce. InfoCert è la prima certification authority in Italia, leader per i servizi di digitalizzazione dei processi documentali e non solo. Innanzitutto con il brand Legal Mail, che riguardano appunto la posta elettronica certificata, con 1,5 milioni di account aperti presso di noi. Legal Cert, tutta la famiglia di prodotti riguardanti la firma digitale, con 5,5 milioni di certificati emessi, la conservazione sostitutiva con Legal Doc, 600 milioni di documenti conservati a norma di legge, quindi digitalmente, e infine dall'anno scorso anche Legal Invoice, quindi tutto il mondo della fatturazione elettronica verso la PA e non solo, che oggi conta più di circa 30.000 clienti attivi.
InfoCert è una società con sede a Roma, Milano e Padova, circa 200 dipendenti e nel 2014 ha realizzato circa 41 milioni di fatturato. Ha diverse certificazioni, tra le quali vi segnalo le più importanti, la 9001, la 27001, la 20.000 e la 14.001, che riguardano appunto la sicurezza e la qualità, e fa parte anche a livello europeo di un panel di aziende, enti certificatori che si occupano un po' a livello europeo di capire come la digitalizzazione può aiutare il mondo delle imprese. Veniamo a noi. La firma digitale, innanzitutto, che cos'è la firma digitale? La firma digitale è stata introdotta in Italia diversi anni fa e lo possiamo definire come uno strumento di sottoscrizione di documenti digitali, in grado di associare un'identità ad un documento. Grazie alla firma digitale è possibile anche lo scambio con valore legale elettronico di documenti, con la stessa garanzia legale che dà una firma autografa. E se ne vogliamo dare una definizione un po' più tecnica, l'insieme dei dati in formato elettronico allegati o connessi ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di autenticazione informatica. Sostanzialmente la firma digitale che cos'è? È uno strumento che consente di garantire che cosa? L'integrità di un documento, e cioè che questo documento non sia stato modificato da qualcuno dopo essere stato firmato digitalmente. L'autenticità dello stesso, quindi di collegare quel documento informatico, immaginate un qualsiasi documento in PDF, in Word o qualsiasi altro formato, o un progetto, di legarlo ad un mittente e quindi ad un'identità ben definita, e garantisce soprattutto il non ripudio. Se utilizzate un documento firmato digitalmente e lo scambiate per i vostri affari, laddove doveste incorrere in problematiche di tipo legali, questo documento firmato digitalmente non può essere ripudiato, non può essere rifiutato, e anzi, chi lo ha ricevuto deve dimostrare che quella firma digitale non sia valida, cosa che invece avviene in maniera un po' contraria quando firmiamo cartaceamente un qualsiasi documento con una firma autografa. Quando firmiamo con la nostra penna, laddove dovessimo incorrere in problematiche anche di tipo legali, sappiamo benissimo che dobbiamo noi dimostrare la validità di quella firma rispetto a quel documento stesso. Con la firma digitale è il contrario, la firma è valida per legge e anzi è la nostra controparte che deve sostanzialmente dimostrare il contrario. Vediamo un po' i casi d'uso. Negli ultimi anni la firma digitale è sempre stata un obbligo, spesso per i professionisti piuttosto che, per i professionisti, piuttosto che per gli imprenditori ed altri enti. Ma la firma digitale è da sempre stata utilizzata, ad esempio, per la firma dei bilanci, quindi dei documenti ufficiali relativi alla società, degli statuti e quant'altro. In realtà con la firma digitale si possono fare davvero tantissime cose. Ho cercato un po' di trovare quelli che possono essere i casi d'uso proprio per voi. Quindi per tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con l'edilizia. Pensate a progetti di ristrutturazione, preventivi o offerte economiche, ovviamente i bilanci e atti societari, le fatture, le notifiche, i moduli per l'iscrizione a pubblici registri, nonché le comunicazioni alla pubblica amministrazione. Sono tutti tipologie di documenti che se firmati digitalmente possono avere non solo una valenza di tipo legale, perché ovviamente è la legge che garantisce questa valenza legale, ma anche un beneficio in termini di tempo, di costi, di soldi, quindi di risorse, perché immaginate inviare una proposta economica da sottoscrivere cartaceo, mandare una raccomandata magari con ricevuta di ritorno, una notifica, una fattura, aspettare che il mittente non disconosca ovviamente la documentazione ricevuta e quindi avviare l'iter. Grazie alla firma digitale tutto questo è racchiuso in pochissimi secondi e anzi fra poco ve lo farò vedere. Perché semplicemente digitando un PIN noi potremmo tranquillamente non solo sottoscrivere digitalmente questa documentazione, ma anche spedirla immediatamente via mail o anche via posta elettronica certificata. Una cosa che ci teniamo molto in InfoCert a passare come concetto è che noi abbiamo reso la firma digitale una cosa semplice. Sappiamo tutti che la firma digitale è nata come un obbligo e anzi talvolta quando è nata aveva bisogno di supporti fisici come la smart card che doveva essere legata a un lettore che a sua volta era collegato a un PC su quale andavano scaricati dei driver, insomma un processo non sempre molto semplice al quale star dietro. Invece con InfoCert, con le nostre soluzioni, abbiamo cercato di renderla appunto una cosa semplice. Attraverso tre cose, il riconoscimento web, vediamo tra poco che cos'è, i nostri dispositivi di firma e infine il nostro software per firmare.
Partiamo dal primo, il riconoscimento web. Il riconoscimento, sappiamo tutti, quel processo che dobbiamo fare per ottenere una firma digitale, cioè recarci da un pubblico ufficiale. Questo perlomeno fino a ieri, farci riconoscere, quindi identificarci attraverso un documento di identità, dopodiché farci firmare un modulo, autenticarlo, pagare una marca da bollo da circa 16 euro, inviare al certificatore al quale si richiede la firma digitale questo documento sottoscritto e validato dal pubblico ufficiale e richiedere appunto la firma digitale. Ecco, InfoCert ha creato uno strumento per eliminare completamente questo processo a livello fisico e farlo completamente online. Attraverso che cosa? Una volta acquistata una qualsiasi firma digitale, farsi riconoscere tramite lo strumento della webcam. Quindi avviare una sessione con un operatore che registra il tutto, mostrare e avere semplicemente a portata di mano i propri documenti di identità e rispondere ad alcune domande. Tutta la sessione e la videoregistrazione viene appunto conservata da InfoCert e rispetta determinati requisiti che sono stati concordati con l'AGI dell'Agenzia Digitale per l'Italia, tanto è vero che InfoCert è l'unica ad avere un brevetto su questo processo di riconoscimento che dà la stessa valenza alla sessione webcam con un nostro operatore rispetto al recarsi presso un pubblico ufficiale, una camera di commercio o in un altro luogo in cui è possibile farsi identificare per ottenere appunto un attestato di riconoscimento. InfoCert sta evolvendo ancora di più e tra poco sarà possibile, nei prossimi giorni, rilasciata una nuova versione del riconoscimento web, firmare il contratto, quindi la richiesta di una firma digitale, anche se in modo digitale, quindi semplicemente con il proprio smartphone sul quale si riceverà un codice di controllo, il cosiddetto OTP, One Time Password, che consentirà a noi come certificatore di emettere un certificato digitale solo ed esclusivamente per la firma della richiesta della vostra firma digitale. Questo significa che in 10 minuti, grazie ad InfoCert, potete ottenere la vostra firma digitale senza dovervi spostare da casa, direttamente dal vostro ufficio o appunto dove vi trovate, quindi senza dover fare spostamenti fisici. Questo comporta non solo risparmio di tempo perché non dovete recarvi da nessuna parte, ma semplicemente insomma rimanere a casa vostra, ma anche un'ottimizzazione delle risorse economiche. Vediamo le tipologie di firma. Le tipologie di firma sono tre all'incirca, almeno quelle principali, quelle con la firma digitale. Lo strumento di base che consente a tutti di firmare digitalmente un documento ed è legato appunto ad un lettore è sempre, da sempre stata la smart card. Molti, io immagino che diversi di voi che da anni utilizzano lo strumento della firma digitale abbiano la smart card collegata al proprio PC. È uno strumento molto utile che in maniera molto semplice fa firmare. Una prima evoluzione c'è stata qualche anno fa con la cosiddetta business key. La business key di InfoCert non è altro che una chiavetta USB che non ha bisogno di installazioni particolari, ma viene inserita in un qualsiasi PC, quindi può essere portata sostanzialmente in tasca e può essere utilizzata senza installare nessun software. Si inserisce la chiavetta, si avvia il programma, si sceglie il documento da firmare e si firma. Ma la vera rivoluzione dov'è? La vera rivoluzione è nella firma remota. Che cos'è la firma remota? La firma remota è un certificato di firma digitale che può essere acquistato presso un certificatore, in particolar modo quindi verso sul nostro sito web di InfoCert, ed è una firma digitale legata solo ed esclusivamente a un vostro numero di cellulare. Infatti, non avrete bisogno di nessun supporto fisico, quindi né la smart card, né la business key, né nessun tipo di lettore, ma semplicemente utilizzando il software online per firmare digitalmente un qualsiasi documento e attraverso il vostro smartphone potrete ogni volta mettere il PIN della firma. Quindi inserendo il PIN della firma potrete firmare ovunque, pensate anche mobile. Infatti la firma remota consente, ovviamente non avendo nessun supporto fisico, di utilizzare la nostra app, in questo momento disponibile per ambiente iOS, di Gemobile, attraverso la quale diciamo, impostando un paio di parametri avrete la possibilità di firmare digitalmente nella metro, in macchina, forse in macchina no, soprattutto mentre state guidando, ma sicuramente ovunque vi trovate senza aver bisogno di nessun dispositivo fisico. E pensate che questo rende semplicissimo anche nel caso dell'AVE poter portare a termine anche diciamo, la firma, la compilazione della richiesta in maniera molto semplice. Questo perché vi permetterà di risparmiare tempo, quindi firmando digitalmente l'attestato di prestazione energetica e in alcune regioni, ad esempio, è richiesto a livello obbligatorio, come la Lombardia, anche l'apposizione di una marca temporale, cioè che certifichi la data, lo vedremo tra pochissimo, e l'ora in cui questo documento è stato firmato e quindi ed è stato caricato, sicuramente potrete risparmiare tempo e anche ottimizzare a livello economico.
Vediamo un altro elemento, quello che riguarda invece Dikesei. Dikesei è il software di firma, io ve lo farò vedere tra poco, è un software molto semplice, è stato rilasciato circa un paio di mesi fa. È uno strumento che vi consente di gestire la vostra firma digitale, di firmare digitalmente e anche di rinnovare, laddove già le aveste, i vostri certificati di firma digitale. Tutto in 5 minuti, senza dover inserire nessun dato, senza dover mandare nessuna raccomandata e soprattutto facendo tutto online. La cosa bella del dike in questo momento è che abbiamo raggiunto un record, più di 150.000 download della nuova versione del dike, e veramente utenti molto soddisfatti, quindi fra poco vi mostrerò esattamente com'è possibile firmare in 30 secondi un documento con il nostro nuovo software di firma. Qualche funzionalità in più, la possibilità di gestire le marche temporali, quindi chi utilizza la marcatura temporale come uno strumento di business che dà validità legale al documento in quel determinato istante, quindi diciamo non può essere opposto da nessuno, la possibilità di gestire i certificati di firma remota, ve lo dicevo prima, anzi più certificati di firma remota all'interno dello stesso dike, quindi se più persone firmano su una stessa postazione o su un diverso PC, perché magari un PC di lavoro possono essere impostati diversi certificati di firma, e infine la possibilità di gestire la cronologia dei propri certificati, quindi sapere quando scadono, quando devono essere rinnovati, e in un semplice processo in tre clic è possibile rinnovare un certificato di firma. Dikesei è disponibile per tutte le versioni più recenti delle principali piattaforme, quindi Windows, Mac e Linux, è anche disponibile in italiano e in inglese. Infine, una cosa su cui mi volevo soffermare è la possibilità delle marche temporali. Abbiamo parlato finora del vantaggio della firma digitale anche per l'attestato del nuovo attestato di prestazione energetica. Le marche temporali sono uno strumento che in qualche modo aiutano anche qui ad utilizzare al meglio gli strumenti della digitalizzazione. Perché? Perché danno l'esattezza di un determinato momento in cui un documento esiste. Quindi di fatto danno una validità legale ad un documento e l'aumentano di circa di 10 anni nel tempo. Quindi accompagnati con la firma digitale sapete benissimo che quel documento legalmente è sostanzialmente blindato. Detto ciò, io prima di passare a farvi vedere un po' come funziona la firma digitale e poi alle domande, vi voglio segnalare che nella mail che avete ricevuto da Maggioli Editori e anche nella pagina dedicata, diciamo, all'APE sui portali del tecnico, ingegneri, architetti, eccetera, è possibile la landing di InfoCerto con una promozione valida fino al 16 ottobre solo per gli iscritti a questo webinar, per acquistare, diciamo, ad un prezzo speciale i nostri strumenti di firma, quindi sia la chiavetta USB, smart card e firma remota, con la smart card a partire da 25 euro, e ottenere, insomma, anche riconoscimento web con un grosso sconto, quindi fare tutto online in pochi minuti e ricevere la vostra firma digitale, quindi solo con la spedizione nel caso di supporto fisico, con poche ore nel caso di firma remota. Ho messo in questo momento in pausa lo schermo perché vorrei mostrarvi come funziona appunto la firma digitale. Dovreste vedere in questo momento che ho aperto il mio dike dal PC, inserendo in questo momento sto firmando con la mia chiavetta USB. Ho inserito il mio dispositivo all'interno del PC. Eccoci qua, come vedete vi faccio vedere dal menu impostazioni come ha letto immediatamente il mio dispositivo, ha riconosciuto i miei certificati dal dispositivo direttamente dal dike. Per firmare un documento semplicemente mi basterà selezionare un file che voglio firmare, ad esempio questo. Immaginate il caso del vostro attestato di prestazione energetica in questo caso, quindi una volta caricato sul software e scaricato la versione PDF dell'attestato, basterà caricarlo sul dike o semplicemente spostandolo in drag and drop. Sceglierete se visualizzare o meno la firma, quindi ad esempio scegliere il tipo di firma, firma PADES o firma CADES, sono due formati di firma entrambi accettati dalle autorità. Se visualizzare l'immagine di firma all'interno del documento, quindi posizionare la vostra firma, continuare e semplicemente inserendo il vostro PIN,
In pochissimi secondi avrete firmato. Io ho già impostato in questo caso anche le marche temporali, quindi le mie credenziali di marca temporale, quindi voglio anche marcare il documento, firma. E in pochissimi secondi il file è firmato. Lo posso verificare, quindi posso verificare che tutte le firme siano valide. Come vedete, ci sono una serie, le mie firme sono state valide, sono state verificate dal certificatore e posso scaricarmi anche il report. Se vado ad aprire il file, vediamo se ve lo fa visualizzare. Esatto. Vedrete appunto, era stata fatta una prova anche prima, che ho firmato il documento, mi dà la data e ora del documento. Quindi, come vedete, la firma digitale è uno strumento veramente ormai molto semplice, può essere utilizzato e ha tantissimi vantaggi anche nello scambio di preventivi, progetti, quindi anche per proteggerli da un punto di vista di copyright. Marcare ad esempio digitalmente un progetto anche di ristrutturazione può aiutarvi nel momento in cui quel progetto, insomma, in qualche modo dovesse essere utilizzato in maniera fraudolenta da qualcuno. Detto questo, direi che abbiamo completato con la parte, siete ancora tantissimi. Adesso, Luca, ti chiedo di nuovo di avvicinarmi in maniera tale che veniamo un po' insieme alle domande che ci vengono fatte. Allora, vi chiedo gentilmente di scrivere le domande nel pannello apposito, ce ne sono tantissime, quindi cercheremo di rispondere. Allora, la prima domanda, la più semplice, vorrei sapere se è possibile scaricare le slide. Sì, nella parte destra c'è una sezione che si chiama documenti, ne vedete che ce ne sono due caricate, sono appunto i due documenti che abbiamo utilizzato oggi. Vi verranno anche in via mail, insieme anche al link per ottenere gli sconti InfoCert. Una domanda per te, Luca. L'obbligo di riferimenti al catasto regionale riguarda sia la climatizzazione che il riscaldamento, grazie mille. Allora, in generale riguarda gli impianti termici, siano essi di climatizzazione invernale o climatizzazione estiva. Quindi diciamo che nel momento in cui l'impianto presente all'interno dell'edificio è conforme a quella che è la definizione di impianto termico, essenzialmente ha l'obbligo di essere iscritto e quindi ha l'obbligo anche di un libretto di impianto. Ok, prossima domanda. Premesso che, se non erro, non tutte le caldaie devono essere denunciate al catasto energetico, ma il libretto degli impianti va allegato al certificato e se non presente perché non obbligatorio, che succede? Allora, diciamo che di nuovo rientriamo, quando c'è un impianto termico deve esserci un libretto. Il libretto deve essere allegato al certificato. C'è un chiarimento da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, tuttavia che quel allegato riferito al libretto rispetto al certificato deve essere inteso in termini atecnici e quindi essenzialmente non deve essere allegato all'atto notarile. Tuttavia il certificato per essere valido deve essere corredato di questo documento di libretto. Quindi a livello professionale io consiglio di consegnare il certificato energetico, redatto secondo le modalità che abbiamo visto e inviato correttamente in regione, secondo le modalità che variano appunto da regione a regione, e di consegnare anche la copia del libretto. Nel caso di impianti autonomi, può essere un po' una ripetizione perché la copia del libretto di impianto ci viene dato direttamente dal nostro cliente. Nel caso di impianti tipo centralizzato, invece, dobbiamo reperirlo ovviamente attraverso il terzo responsabile o dell'amministratore quando ne ha a disposizione copia. Ok, allora andiamo avanti con la prossima domanda che è stata fatta. Per quanto riguarda la climatizzazione estiva in presenza di normali condizionatori, come va considerata ai fini del calcolo? Questo è molto di dettaglio. Allora, bisognerebbe interpretare un attimo cosa si intende per normali condizionatori. Normali condizionatori, immagino i semplici split con unità esterna. Ebbene, se rientrano di nuovo nella definizione di impianto, essenzialmente devono essere considerati. Quindi quando io faccio la certificazione energetica e la valutazione della prestazione energetica ai fini della certificazione energetica, dovrò considerare, ad esempio nel caso del residenziale, l'impianto di riscaldamento, l'acqua calda sanitaria e anche il servizio di climatizzazione estiva. Ricordo che essenzialmente il servizio di climatizzazione estiva non è un servizio che deve essere necessariamente presente. Può esserci o può non esserci. Se presente deve essere preso in considerazione e valutato ai fini della redazione dell'APE, se non presente no.
gli unici due servizi che, ad esempio, nella certificazione del residenziale devono sempre essere presi in considerazione sono quello di climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria. Allora, c'è una domanda invece per me. Un'APE firmato digitalmente deve presentare anche la firma in calce? Assolutamente no. La firma digitale sostituisce in toto al 100% la firma autografa, con la stessa validità legale e, se me lo consentite, anche con maggiori garanzie. Il che significa che il documento che nasce digitalmente, l'attestato di prestazione energetica, nasce digitalmente sul software che utilizzate per caricare tutte le prestazioni. Viene scaricato, quindi questo documento è digitale, non ha bisogno di essere firmato, stampato e firmato a livello cartaceo, ma con la firma digitale voi potete apporre la firma, scegliendo ovviamente se volete apporre anche l'immagine di firma, quindi il famoso scarabocchio, consentitemi questo termine che fa visualizzare una firma, ma sempre come immagine, e potete poi o caricarlo sul portale della regione o tramite posta elettronica certificata, quindi ogni regione ha diversi strumenti che consentono l'invio e la trasmissione digitale online del suddetto certificato. Quindi attenzione, la firma digitale sostituisce in tutto e per tutto la firma cartacea, non c'è bisogno mai di stampare assolutamente nulla, rimane tutto digitale e risparmiate anche insomma tempo e denaro. Un'altra domanda invece per te Luca, nel caso della presenza di split, no scusate, nel caso della presenza di split solo in alcuni ambienti dell'immobile devono essere comunque considerati? Allora, sì, andando a distinguere le diverse zone termiche. Se guardate nel modulo dell'attestato di prestazione energetica 2015, essenzialmente trovate ad esempio l'indicazione di volume riscaldato e volume climatizzato. Questa è una chiara indicazione di che essenzialmente le zone termiche, seppur riferite alla stessa unità immobiliare, possono essere diverse. Ok, un'altra invece domanda per me, ma moltissimi notai non si accontentano della firma digitale. Beh, questo diciamo è anche è un po' un orientamento culturale nostro. Io vi consiglio, laddove vedete degli atteggiamenti un po' tra virgolette più conservativi, di far presente che assolutamente la firma digitale è valida al 100% in tutte le leggi italiane e anzi anche europee, quindi assolutamente la firma digitale è uno strumento sostitutivo al 100% della firma cartacea. Quindi sì, vale, il documento può tranquillamente nascere e morire, scusate l'indicazione, in digitale senza dover mai essere stampato. E un'altra domanda invece per te, un annesso isolato dipendenza sotto 50 metri quadri non ha bisogno di APE, quindi nel contratto di locazione? La prima domanda, sì. Allora, sottolineo il fatto che parliamo di 50 metri quadri in termini di superficie utile complessiva dell'unità immobiliare e in questo caso l'unità immobiliare deve essere volumetricamente distinta e staccata da qualsiasi altro fabbricato, quindi non possiamo parlare ovviamente di il monolocale all'interno di un condominio. Le linee guida nazionali chiariscono che non c'è obbligo di APE, quindi nell'ambito immagine del contratto di locazione, così come nell'ambito della compravendita, bisogna semplicemente specificarlo nel contratto stesso. Ok, andiamo avanti veloci perché sono ancora tantissime le domande. In caso di appartamento con solo ACS con scaldabagno elettrico, l'APE dura 10 anni? Assolutamente sì, essenzialmente dura 10 anni a meno che l'inquilino piuttosto che il proprietario l'anno successivo decida ad esempio di sostituire lo scaldabagno elettrico con uno scaldabagno a gas. Allora, ancora alcune domande sui vari allegati. Allora, di nuovo Diego ci chiede, intendevo, se il libretto va allegato al certificato da inviare alla regione e anche la copia del documento di riconoscimento per autocertificazione va allegata. Allora, ovviamente le modalità con cui si invia l'attestato in regione variano da regione a regione. Per l'esperienza che ho, ad esempio, in regione Piemonte, non c'è modo oggi di mandare il libretto dell'impianto in regione. Tuttavia, ad esempio, regione Piemonte sta predisponendo, anzi ha predisposto il catasto di impianti dematerializzato, quindi completamente online, e tra l'altro il singolo certificatore potrà andare a collegare il codice dell'impianto all'APE tutto digitalmente. Il certificatore potrà accedere, tra l'altro, alla banca dati dei libretti. Poi abbiamo una domanda di carattere un po' più operativo. Buongiorno, sono un geometra abilitato e ho già fatto il corso da certificatore. Dopo questi aggiornamenti è ancora valido o devo fare un nuovo corso? Grazie.
Bisogna andare a riprendere quello che è il DPR 75 con le sue modifiche e integrazioni. Alcune regioni, quando essenzialmente non, era obbligatorio, si era reso obbligatorio il corso di 80 ore in precedenza, possono richiedere un corso di aggiornamento di 10 ore. Adesso nella domanda mi sembrava però di cogliere il fatto che il geometra fosse abilitato, quindi con potere di firma, e quindi non avesse uno specifico obbligo di formazione attraverso il corso di 80 ore già in precedenza, quindi probabilmente l'ha fatto per sua conoscenza, ma non per un obbligo di legge. Ok, come reperisco il codice catasto regionale impianti da inserire nella tabella del servizio energetico? Dovrebbe essere riportato sul libretto. Ok, andiamo avanti di nuovo. Buongiorno, nuova costruzione. Per avere agibilità serve l'APE e per avere APE serve il libretto impianto. Il libretto non viene redatto se prima la caldaia non è collaudata e per il collaudo serve l'agibilità. Come si risolve la questione? Questo è molto interessante. Questo è un po' un rompicap, nel senso che essenzialmente è corretto quello che viene detto. Io penso che sia una risposta che debba essere inoltrata al Ministero, che dovrà chiarire effettivamente questo Addirittura. vincolo. Considerate che quello che mi sento di dire, l'APE può essere emesso, ahimè, senza il libretto di impianto, dovrebbe decadere il 31 dicembre dell'anno successivo. Quindi è un po' un limite. Ok, allora un'altra domanda, buongiorno, vorrei sottoporre una domanda, sono possessore di firma digitale acquistata presso Infocamere, però mi succede spesso di firmare un documento e di avere informazioni dal destinatario che la firma non è stata possibile validarla, come mai non è possibile ricevere verifica? Ok, beh, questo può dipendere da una serie di motivazioni, insomma, rispetto alle scadenze del certificato, il software utilizzato, con quale software viene effettuata la verifica, perché ad esempio all'interno di Adobe, insomma, ci può stare che la CA possa insomma, in qualche modo creare confusione. Generalmente il software di firma dovrebbe dare immediatamente l'esito di verifica ok, ma bisogna verificare. Se laddove, diciamo, il consiglio che posso dare è che laddove la firma dovesse essere info, certo di contattare la nostra assistenza, magari dandoci anche il riferimento sul certificato e sul dispositivo utilizzato per capire dove potrebbe eventualmente essere il problema. Comunque grazie mille della domanda. Abbiamo altre domande. Come si gestiscono APE non residenziali visto che si parla di valutazione energia elettrica? Grazie. In realtà, noi dobbiamo considerare tutti i servizi energetici presenti all'interno e tutti i vettori energetici che sono previsti, che sono presenti all'interno del nostro edificio. Essenzialmente si gestisce l'APE esattamente come con gli altri vettori energetici, quindi la procedura è esattamente la stessa, a seconda che sia metano piuttosto che energia elettrica, piuttosto che GPL o altro olio combustibile. Non ci sono delle differenze. L'unica grande differenza sarà che nel momento in cui io ho calcolato l'energia consegnata, devo andare a applicare il fattore di conversione dell'energia primaria specifico dell'energia elettrica, che vi ricordo, prende in considerazione di fatto le caratteristiche del sistema elettrico nazionale. Ancora una domanda per quanto riguarda la Regione Puglia, come avverrà l'invio del nuovo APE? A chi rivolgersi e per l'invio in forma telematica? Il file dovrà essere estensione P7M? Allora rispondo per la mia parte, posto che questi sono, diciamo, elementi di dettaglio, quindi conviene comunque collegarsi ai portali regionali, perché poi ogni singola regione sta in qualche modo recependo queste nuove indicazioni in maniera un po' diversa. Per quanto riguarda la trasmissione telematica, mi sento di dire che assolutamente l'estensione P7M, cioè che corrisponde a un file firmato in formato CADES, dovrebbe essere assolutamente universalmente accettato. Accanto a questo ci può essere l'accettazione anche dei file invece in formato PDF, quindi che non è cambiata l'estensione, ma comunque c'è stata la firma digitale sopra. Andiamo avanti con i sei interventi migliorativi, devono essere obbligatoriamente redatti tutti?
Questa è l'interpretazione che si dà rispetto a quelli che sono i contenuti del decreto e dell'allegato. Ricordo che molti quesiti di carattere operativo dovrebbero essere chiariti da una guida che verrà predisposta dall'Enea. Essenzialmente l'Enea dovrebbe predisporre questa guida alla compilazione del nuovo APE. Quindi immagino che proprio questi dubbi pratici che ci coinvolgono, che ci vengono in questi momenti, essenzialmente saranno chiariti in quel documento. Vi leggevo anche un'altra domanda, dal 1 ottobre 2015 è ancora valido il vecchio APE, dipende cosa intende per validità, nel senso che io non posso essenzialmente emettere un attestato di prestazione energetica con il modulo delle linee guida 2009, tutti però i certificati che sono stati emessi a suo tempo, quindi fino al 30 settembre 2015, hanno una validità massima di 10 anni, come abbiamo detto in precedenza. Nel frattempo leggo ancora una domanda relativa alla questione dei notai. Quindi, buongiorno, quando il notaio è restio a ricevere la firma digitale, qual è la legge di validazione della firma digitale che devo fargli presente? Allora, la firma digitale trova diciamo, sua applicazione, sue radici normative in diversi riferimenti. Diciamo, la normativa nazionale di primo livello che in qualche modo definisce la firma digitale, ne dà le prime specifiche a un punto di normativa, è il decreto legislativo del 7 marzo 2015, 2005, scusate, il cosiddetto CAD, il codice dell'amministrazione digitale. Insomma, quindi cercandolo su internet potrete trovare tutti i riferimenti. Ecco, all'interno del codice dell'amministrazione digitale è data non solo la definizione di firma digitale, la sua validità in termini legali, eccetera, eccetera. Poi per qualsiasi approfondimento in termini di firma digitale, sui nostri portali potrete trovare anche un corso dedicato alla firma digitale che ne spiega non solo tutti gli aspetti normativi, ma anche il funzionamento pratico e di tipo operativo. Nel frattempo continuano ad aumentare le domande, ma siamo in chiusura, quindi a chi abbiamo già risposto purtroppo Fare un colpo d'occhio. devo chiedere la gentilezza di lasciar posto agli altri. Allora, abbiamo una domanda, vedi un secondo Luca, quali tra queste vuoi Aspetta. proseguire? Scusate, Si vediamo può se... allargare? No, non ce la facciamo troppo. Credo. No, perché sennò si aggancia. Comunque, se la caldaia... Questa qui. Allora, ovviamente quando parliamo di caldaie, Ripetiamo la domanda sì, così poi... in realtà scorrendo mi sembra che alcune domande convergano un po' in tutte nella stessa risposta. Quindi in realtà il libretto di impianto si riferisce ad un impianto termico per ad esempio il riscaldamento. Quando abbiamo uno scaldacqua, ovviamente le caratteristiche sono un po' diverse. Molte domande chiedono come fare a reperire il codice catasto. Ovviamente quello dipende da regione a regione, sono le regioni che stanno predisponendo questi catasti degli impianti termici. Ripeto, alcune regioni metteranno a disposizione dei certificatori energetici l'accesso al catasto online, quindi essenzialmente io, ad esempio, in Regione Piemonte a breve potrò andare a accedere come certificatore energetico al catasto degli impianti termici e quindi andare a prelevare tutti i dati che i terzi responsabili vanno a comunicare appunto in regione. Nel caso invece di copie cartacee, ovviamente il reperimento deve essere fatto attraverso il proprietario piuttosto che rivolgendosi ad esempio al terzo responsabile. C'è una domanda riferito a alcuni esempi di ristrutturazione importante e non. Allora, ho detto prima, la definizione di ristrutturazione importante viene data è una novità, e viene data dal decreto requisiti minimi. Quindi essenzialmente riprendendo il decreto, gli allegati di quel decreto, trovate la definizione di ristrutturazione di tipo importante. In generale viene distinta ristrutturazione importante di primo e di secondo livello ed è una ristrutturazione che, come dice un po' la parola stessa, è di tipo importante perché coinvolge una superficie dell'involucro edilizio abbastanza importante, parliamo di 20, almeno il 25% ristrutturazione di secondo livello e almeno il 50% dell'involucro edilizio ristrutturazione di primo livello, e può andare a includere anche la ristrutturazione dell'impianto termico.
Ok, allora abbiamo risposto praticamente a tutte le domande, abbiamo cercato di far convergere alcuni argomenti, siete tantissimi e vi ringraziamo molto di aver partecipato. Con questo insomma siamo in chiusura, io vi ringrazio in nome di InfoCert, ringrazio l'architetto Luca Raimondo per aver partecipato con noi a questo webinar. Vi ricordo che per tutti i partecipanti vi sarà una mail in cui vi gireremo non solo le slide che sono state proiettate, ma anche i diversi link per poter entrare. Entro il 16 ottobre, ve lo ricordo, potrà acquistare uno dei nostri prodotti di firma digitale, diciamo ad un prezzo riservato proprio a voi che avete partecipato. Per qualsiasi altra esigenza, vi ricordo che infocert.it è sempre a vostra disposizione, anche per tutti gli altri servizi digitali come posta elettronica certificata, fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e non, conservazione digitale a norma e ovviamente la firma digitale. Detto questo, grazie di nuovo a tutti, vi auguriamo buona giornata, buona settimana dato che lunedì e insomma rimaniamo assolutamente in contatto. Grazie mille.